Isola di Pasqua. Il caso di Isola di Pasqua è storicamente interessante perché rappresenta esattamente l'opposto della globalizzazione. L'Isola di Pasqua è morta di sovrasfruttamento delle sue risorse perché era un'economia chiusa. Essendo un'economia chiusa con una popolazione estremamente limitata e quindi con poca innovazione tecnologica, è il tipico esempio di quello che, delle conseguenze dell'isolamento. La globalizzazione è la dipendenza reciproca. Dipendenza reciproca vuol dire non solo quello che abbiamo detto e su cui torno tra un attimo, vuol anche dire che maggiore specializzazione significa maggiore possibilità di applicare le risorse intellettuali nei diversi paesi ai singoli problemi e quindi vuol dire maggiore innovazione tecnologica. Maggiore innovazione tecnologica vuol dire anche. Noi parliamo sempre di scoprire le risorse, vuol dire invenzione delle risorse. Pensate al petrolio, che è la regina di tutte le risorse naturali rispetto al funzionamento della nostra economia. Il petrolio è la regina di tutte le risorse naturali dalla seconda metà dell'Ottocento. Prima della seconda metà dell'Ottocento non è che il petrolio non esistesse, è che non sapevano cosa farsene. E quindi nella maggior parte dei casi era considerato una maledizione perché era un liquido oleoso che ti inquinava i pozzi, nei casi più fantasiosi era considerato come un farmaco, un medicinale. Quando abbiamo, grazie al motore a combustione interna, capito che il petrolio poteva essere utilizzato anche per altro, abbiamo inventato una risorsa. E inventando quella risorsa abbiamo ridotto la pressione su risorse alternative. In quel momento le risorse alternative erano l'olio di balena. Se voi leggete Moby Dick, il capitano Ahab va a caccia di un capodoglio, ma si cacciavano i capodogli per prelevare questo olio che stava nella loro testa e che serviva essenzialmente a scopi di illuminazione pubblica. E quindi il petrolio ha salvato le balene, e quindi ha impedito che il mondo fosse una grande isola di Pasqua. Salvando le balene ha anche creato altri problemi. Che, come dire, non viviamo sull'Eden e non vivremo mai nel giardino dell'Eden. Ma il tipo di problemi che ha portato l'utilizzo del petrolio sono qualche ordine di grandezza inferiore al tipo di problemi che ha risolto il petrolio, c'è tante altre cose naturalmente.